Raggiunge l'altezza di un palazzo di 5 piani e soltanto una parte della maxi fresa arrivata in Emilia-Romagna per scavare la galleria Sparvo della variante di Valico sulla 1. Il servizio di Ivana Delvino. Si chiama Martina, la talpa più grande del mondo. Questa che vedete nelle immagini è solo una componente della maxi fresa arrivata in Emilia-Romagna per scavare la galleria Sparvo della variante di Valico sull'autostrada A1. Sbarcata un mese fa al porto di Ravenna da Rotterdam in Olanda, è stata trasportata in Appennino dove sarà montata, raggiungendo l'altezza di un palazzo di 5 piani e pesando complessivamente 4.500 tonnellate. I trasferimenti in autostrada sono avvenuti in diversi momenti, occupando l'intera carreggiata. La fresa gigante, costata 53 milioni di euro, da quest'estate sarà utilizzata sull'Appennino bolognese per realizzare un tunnel di 5 chilometri nel tratto che collegherà Bologna a Firenze. Con Martina i lavori nella variante procederanno ad una velocità superiore ai 10 metri al giorno, così da completare la Sparvo entro il 2013. Quando il nuovo tratto autostradale tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello sarà percorribile, si ridurranno sensibilmente i tempi di viaggio tra Bologna e Firenze, con un risparmio annuo di quasi 4 milioni di ore.